nel fare sua questa gara di schio. Vedremo se ci riuscirà, mentre queste suggestive immagini ci danno l'idea, con questo panorama davvero mozzafiato, della salita sempre di Monte Enna. E salita che sta affrontando ancora Pia Sundsted in questa fase, la finlandese. La prima asperità, siamo tornati indietro per seguire, come sempre facciamo, con più puntualità possibile anche la gara delle donne, mentre si affacciano, vedete in questa immagine, Nicola Terrin, che è uno dei leader della Coppa Veneto, il biker della Playlife Passione. Attendiamo le altre donne, ecco Roberta Gasperini, team KTM, Alessia Ghezzo della Torpado, quindi Michela Benzoni, Torrevilla Scapin, affiancate in questo tratto, compare anche Sandra Klomp, tra un attimo nella nostra inquadratura, ecco l'avete sui pedali, la biker anche lei del Torrevilla, staccata di qualche metro. Eccoci a un ristoro dopo circa tre quarti d'ora di gara, passa sempre primo Alexei Medvedev, che ha guadagnato ancora qualcosa sui suoi inseguitori. Facciamo partire il cronometro e vediamo quant'è il distacco. A 30 secondi si affacciano, vedete, Michele Casagrande, team ADV Corratec, affiancato da John Paluber della Silmax, il biker alto atesino. Viaggiano in coppia i due, è Casagrande a fare l'andatura. A 1 minuto e 05 la coppia Marzio Deò e Julio Caro. Dopodiché vediamo cosa succede alle loro spalle. Ci attendiamo Walter Costa, che era tra i primi per la DV, è stato raggiunto da Simone Divigiano. Eccolo qua, un altro tandem, allora Divigiano e Costa per le posizioni a seguire i primi cinque. Allora, cosa aspettano ora, mentre ora vedete, scusate, Pia Sundsted che sta scendendo dal Monte Enna, fra un po' ci sarà la salita al Novegno, Andrea. Certo, per il percorso marathon cominciava poco dopo la salita al Monte Novegno, salita che purtroppo abbiamo dovuto tagliare in quanto in cima alla sommità del Monte Novegno è presente ancora mezzo metro di neve, quindi abbiamo dovuto accorciare questo percorso. Eh già, questo strano inverno 2009. 1 minuto e 20 il vantaggio di Pia Sundsted sulle inseguitrici Sandra Klomp e Alessia Ghezzo, che quindi la Klomp ha recuperato alcune posizioni, davanti, è passata davanti anche a Michela Benzoni, la vedete ora, che ha accumulato un ritardo di 1,45 sulla finlandese Sundsted, ha perso qualche posizione Roberta Gasperini, che prima abbiamo visto nelle prime tre posizioni, ora è più indietro in quinta posizione. Siamo nella discesa dopo il Monte Novegno, i biker hanno scollinato e abbiamo visto passare Medvedev in grande velocità in questo bellissimo borgo. Dove siamo, Andrea? Qui siamo in una delle tipiche contrà, come vengono definite i piccoli agglomerati di case, e contrà Alba proprio alla fine della discesa di Monte Novegno. Dietro a Medvedev Paluber e quindi Casagrande, poi la vecchia volpe Marzio Deò, eccolo qui. Il loro ritardo è già intorno al 1 minuto e 40, quindi avete visto transitare anche Julio Caro Silva. Quindi Walter Costa leggermente davanti a Simone Divigiano della Ideal Bikes. E quindi torniamo a vedere la salita della gara femminile, incredibile la regolarità della pedalata di Pia Sundsted, non trovi, Andrea? Certo, sorprende molto questa agilità nella pedalata della Pia Sundsted proprio all'inizio della salita di Monte Novegno. Veramente per lei una grande prova, ha accumulato un grande vantaggio. Bisogna dire che però Sandra Klomp del team Torrevilla Scapin, che qui vediamo transitare con un ritardo di 1 minuto e 25 sulla Sundsted, ha reso onore ai colori della sua squadra. Al terzo posto c'è la leggera Alessia Ghezzo, che gareggia, se non sbaglio, per il team Top Race. Quindi Michela Benzoni, anche lei del team Torrevilla.
in quarta posizione. Ben ritrovati alle fasi finali di questa quarta Valleugra MTB Race. Vedete, scatta in maniera furiosa Alexei Medvedev, perché nella discesa del novegno Marzio Deò gli ha rosicchiato molti dei secondi di vantaggio, poi è stato vittima di una sfortunata caduta. Il russo vince a braccia alzate con Marzio Deò, che veramente per soli due secondi non è riuscito ad agguantarlo nelle fasi conclusive di questa gara di schio che si sta concludendo, vedete, poi anche con il terzo posto dell'alto atesino Johan Paluber qui all'arrivo. Vedete, allora, mentre festeggiamo, allora Alexei Medvedev intervistato a fine corsa per le interviste di rito, quinto successo stagionale per il russo. In campo femminile seguiamo le ultime pedalate della indisturbata Pia Sundsted, la campionessa finlandese che conclude la gara vincitrice nella gara tra le donne. Vi ricordo che la Valleugra, come vi dicevamo, prevedeva anche un percorso classico di 41 chilometri. Si sono classificati tra gli uomini primo Luca Zanandrea, secondo Moreno Trabucchi, terzo Flavio Ginocchio. In campo femminile prima la padovana Monica Squarcina del team Estebike, seconda Paola Maniago dell'Acido Lattico, terza Lorena Zocca del team Arcobaleno. Ecco allora il primo piano dedicato a Pia Sundsted, l'arrivo a braccia unite delle due biker del team Torrevilla. Eccole qui, appunto, Scapin, che sono nell'ordine, Michela Benzoni e Sandra Klomp. Allora Andrea, un commento finale da parte della vostra, di organizzatori di questa gara di schio. Una grande soddisfazione sicuramente per il team Ecor di schio, dopo 4 anni riuscire nuovamente a portare un gran numero di ciclisti, di bikers nel centro di schio è stata una soddisfazione immensa, grande sacrificio. Ringrazio ovviamente tutti i collaboratori, che sono numerosi, che hanno dato veramente il massimo anche quest'anno per poter permettere una buona realizzazione, una buona manifestazione. Eh sì, ci vuole il contributo, ci vogliono sempre persone disponibili e generose per dare una mano in questi casi. Ecco il podio maschile, sul gradino più alto sale Alexei Medvedev. E con le immagini del podio e delle maglie dei leader di categoria della Serenissima Coppa Veneto ringrazio Andrea Lucchin. Grazie a voi, un saluto a tutti. Un saluto allora anche a tutti gli amici che hanno gareggiato a questa quarta Valleugra. La Serenissima Coppa Veneto dà appuntamento agli appassionati per il 24 maggio a Monteforte d'Alpone per la Divinus Bike. Ciao, però.